Ciao a tutti ragazzi, 19ª puntata. Oggi è successa una cosa strana. Siamo andati addirittura in anticipo, però nel darvi l'anticipo siamo in ritardo sull'anticipo che vi avevamo dato e quindi tutto regolare. Io Oddio. sono Rie, lei è Kathleen e oggi abbiamo addirittura un ospite speciale. Esatto. Oddio, veramente non siamo proprio in ritardissimo, solo 10 minuti. Avendolo anticipato di 30, direi che vi abbiamo Siamo comunque in anticipo di sorpreso. 20 minuti. Esatto. Come ci ha detto Rie, oggi abbiamo un ospite speciale, ovvero lei e Shurelia. Ciao a tutti! Nella 13ª puntata avevo intervistato il suo collega, ovvero Azaret, e oggi ho ritenuto opportuno la sua presenza qui perché gliel'avevo promesso. E quindi lei si è praticamente accettato di buon grado l'invito e l'accogliamo con noi con una piccola intervista. Shu, sei pronta? Io sono nata pronta. Degna di stare a Radio Serpi allora. Le mani di protagonismo, lei mi sa, in realtà. Esatto, Deliri di onnipotenza. ma tanto a noi ci piace così, forte e decisa. Bene, Partiamo. Andrea. nome del personaggio giocante, Shurelia. razza del personaggio giocante, Dampir. sesso del personaggio giocante, Femmina. ultima carica in game. Gildato e basta. Perfetto, da quanto tempo giochi ai GDR? Da 7 anni. E che Perfetto. tipi di GDR hai giocato? Più che altro play by chat, fantasy, piccole parentesi su Land of the Vampire The Masquerade, ma basta così, insomma, sono legata al fantasy. Quindi niente live o cartaceo? No. Ok. Perfetto. Non so se la scorsa puntata l'hai seguita, abbiamo parlato di GDR Online, ovvero il portale dei giochi di ruoli online. Sei una persona, un utente che frequenta il sito? Non tantissimo, lo frequento quando vado a cercare delle land. Attualmente sono su una land da un po' di tempo, per cui non lo seguo proprio più di tanto. Quindi sei un utente, tra virgolette, basale, nel senso ti informi delle land e basta, non segui articoli e cose così. No, questo no, questo no. Se cerco le land, le trovo e poi smetto di frequentare, diciamo, ecco. Ok. Senti, noi ci siamo fatti un pochino i fatti tuoi prima di fare questa intervista e sappiamo che sei in una gilda draconica negativa, quindi niente di troppo personale, sei tranquilla. No, non ho fatto niente! Sono stato io, è colpa Sicura? di Azaret! È colpa di Non ce l'hai Azaret! il drago? No, non nascondo draghi! Non nascondo draghi! Noi non ci crediamo. Va Va bene, crediamo, anche perché ti bene. abbiamo visto svolazzare su una specie di lucertolone gigante alato. Allora, dici un po', come si usa un drago? Com'è giocare con un drago? Beh, giocare con un drago è molto bello, può essere molto bello ma anche molto noioso se non riesci a inventarti il gioco. E per questo io devo ringraziare Ragnarok e Virosa che si sono offerti, immolati per farmi giocare il mio drago marino. E diciamo che si sono fatti spaventare dal mio lucertolone che allora era di 10 metri, adesso è di 20. Senti, ma come si usa un drago a livello in game? Cioè, sono azioni diverse, distinte, tutte insieme, nel combattimento, come lo gestisci? Dunque, essendo il mio appunto un drago marino, non sempre lo si può giocare assieme al personaggio. Comunque sono due azioni distinte. Una cosa è l'azione del personaggio, una cosa è l'azione del drago. Il drago in combattimento, almeno il mio, essendo un drago molto possente, molto forte, molto resistente, va bene anche per attacchi un po' più diretti, diciamo. Invece ci sono altri poverini che hanno il drago del cielo, è molto più fragile, allora devono stare molto attenti, molto 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 attenti, perché se il drago del cielo viene colpito fa pezzi. Sottolineo Ok. poverini, vai fiera del tuo drago, quindi. Vado fierissima del mio drago. S'era capito, sai? Senti un po', ci hai detto che tu giochi la Dampir. Volevo sapere, c'è una razza, una classe che ti incuriosisce particolarmente giocare e che ancora non hai provato? Sì, l'angelo. Cosa ti Ma incuriosisce siccome non dell'angelo? riesco a giocare personaggi buoni, mi annoio e mi rendo conto che diventano banali. Allora penso che non riuscirò mai a giocare bene un angelo. Ho capito. Cos'è che ti intriga dell'angelo? Il fatto che è diametralmente opposto a quello che io ho sempre giocato, ovvero il demone. Io ho visto un solo angelo giocato benissimo,
un personaggio che si chiama Maue e che taggerò su questa Fai cosa, su bene, fai questa bene. puntata. È stato l'unico angelo che ho visto giocare bene e mi sono detta, sempre per il mio delirio di onnipotenza, un giorno riuscirò a giocarlo meglio, ma non ci riuscirò mai a giocarlo Vabbè, meglio. magari non si può mai dire. Chi sa? Molto difficile, molto difficile. Insomma, ci hai detto che l'angelo ti intriga, però lo troveresti noioso alla lunga, giusto? Sappiamo che nella land in cui stai non si possono fare doppi personaggi, ma avendone la possibilità, quindi te ne faresti uno angelo da giocare una volta ogni tanto. Proverei a farmelo, ma penso che appunto dopo un po' lo troverei noioso. Io stessa leggendo le mie azioni lo troverei un personaggio banale, per cui lo cancellerei e mi farei, penso, un altro Ho capito, personaggio quindi neanche banale. una toccata e fuga, è un sogno nel cassetto che resterà tale. Esatto, un sogno, un miraggio. Ascolta, abbiamo detto che tu muovi una Dampier, come te lo giochi davanti a un vampiro? Dipende dal vampiro. Se è un vampiro che il mio personaggio conosce, è abbastanza tranquillo in un certo senso. Se è un vampiro che non lo conosce, è sempre molto attenta, ha mano sulle armi, lo guarda con attenzione qualsiasi gesto, perché potrebbe sempre essere un nemico mortale. Ok. Io volevo chiederti una cosa, non tutti i player apprezzano le razze miste, diciamo che solo alcuni si cimentano nel giocarlo. Cosa pensi al riguardo appunto di queste mezze razze? Dipende da che mezze razze sono, perché ci sono dei mescolamenti che trovo assurdi, tipo il nano con l'elfo. Secondo me un nano con l'elfo semplicemente non esiste. Ma ci sono alcune che invece possono essere giocate con un po' di difficoltà. Cioè, questa è la mia prima Dampier, non avevo neanche mai sentito nominare la razza dei Dampier. E leggendo la descrizione dicevo: sì, ci può esistere un umano contaminato dal sangue del vampiro, come vabbè, esiste il mezzelfo, il mezzo mannaro, così, ma ci sono certe mescolanze che sono troppo estreme, secondo me, tipo appunto il nano con l'elfo, secondo me semplicemente non può esistere. Tu hai trovato difficoltà a giocarti questa razza, a volte comune, a volte no, dipende poi dai GDR in questione. Allora, no, non ho trovato difficoltà per il semplice fatto che era una razza malvagia e, beh, malvagia, come si dice, emarginata, per cui, in un certo senso poi era anche molto ben spiegata, per cui non è così difficile giocarsi il Dampier, diciamo. È più che altro è difficile riuscire a farlo ambientare bene, a riuscire a non essere, a non farlo troppo umano, diciamo. Secondo me è lì che è il difficile. Ok. Il tuo collega aveva lamentato un po' troppo buonismo nei confronti del suo personaggio, quindi tu non hai gli stessi problemi. No, buonismi nei confronti del mio personaggio, no, anche perché non ho conosciuto poi tanti vampiri, nel senso, li ho conosciuti che già ero dragoniera, per cui loro sapevano che io ero dragoniera, per cui c'era sì, sei un abominio, però c'hai dietro un drago, per cui mi guardo bene dal mandarti a quel paese, cioè dal cercare di ucciderti. A parte, vabbè, c'è stato un solo vampiro che ho incontrato prima di diventare dragoniera, ma quello c'aveva tutta una storia particolare che giustificava il fatto che non mi ha preso a schiaffoni, ecco. Avendo parlato appunto di altri personaggi che hai mosso, qual è stato il personaggio tuo che ti senti più appunto tuo, che ti sta più a cuore? La prima demone che ho giocato, Sorrow, su una land diversa da quella dove sto adesso. L'ho giocata per un sacco di tempo e ho cercato purtroppo, mannaggia a me, di riprodurla anche su altre land, ma È non poteva inimitabile. essere. Non poteva essere la stessa cosa. È un PG inimitabile, insomma. Eh sì, e qualcuno lo sa molto bene. Ok. Spiega, raccontaci. Sai che le risate con le allusioni nascondono sempre storie interessanti, dici? Sì, no, la storia interessante è che un giorno sulla land dove stavo, io l'avevo lasciata da un po', si creò un altro personaggio demone che mise un'immagine molto simile a quella che avevo io. Allora tutti a domandare: ma sei tornata? Ma sei tornata? No, non sono tornata, cavolo, non sono tornata. E insomma, quando tornai effettivamente con la mia demone Sorrow, trovai quest'altra demone che iniziò a copiarmi il personaggio, ma non lo copiava bene.
lo copiava fatto male, banale, e ci divertivamo un sacco a prenderla in giro. Era piccola, era una ragazza abbastanza piccola, abbastanza giovane, e noi eravamo degli infami perché la prendevamo un sacco in giro, sia on game che off game. Siete delle Insomma, grandi bestie. come si dice a Napoli, ha fatto il pezzotto dell'originale. Esatto. Però diciamo che in un certo senso io la ringrazio perché è stato il personaggio che di più ha valorizzato il mio. Beh, quando si parla o bene o male di un personaggio lo si rende sempre un po' importante, questo è per tutto. Quindi ringraziamo questa ragazza che ormai sarà cresciuta, penso. Glielo auguro. Quanto tempo fa è successo? È successo 3 o 4 anni fa, per cui insomma questa ragazza ormai penso che abbia 18-19 anni. E tu hai avuto modo di smaltire la situazione ormai? No, ma io ci potevo andare avanti anche anni, io mi divertivo Ah, tantissimo. ok. Ok. Senti, ultima domanda seria per poi passare a quelle più cazzeggio, insomma. Sì. C'è qualcuno a cui devi il tuo inserimento all'interno dei giochi di ruolo e comunque qualcuno che si è messo con tanta pazienza a insegnarti quello che adesso tu sai? Sì, una persona in particolare di cui non conosco il nome in off e non credo che riuscirò mai a contattare, una mezzelfa di nome Marten, che il secondo giorno in cui mi trovavo nella land mi esiliò per azione autoconclusiva. Io non sapevo che cos'era, gliel'ho domandato, lei tranquillamente me l'ha spiegato e da allora ho cominciato di più a leggere i regolamenti e tutto quanto. Se non me l'avesse spiegato, probabilmente non avrei mai continuato a giocare ai giochi di ruolo. Poi, vabbè, tutti gli altri sono quelli che più che altro hanno giocato assieme a me. Mi piacerebbe ricordare Revan, Demone, Elsien, Vampiro e Candlet, che in questo momento sta dall'altra parte della casa per avermi insegnato a fatare i duelli. E noi li ringraziamo insieme a te perché è sempre bello vedere gente che ci mette del suo affinché anche i piccoli inesperti possano crescere. Esatto. Adesso passiamo Visto, io alle mi sono, scusami, domande. Dimmi. posso? Sì. Io mi sono fatto l'idea che spesso per un nuovo arrivato in una land conta molto l'approccio con chi ti va a correggere, perché ho visto spesso che persone che hanno portato avanti un cattivo gioco non sono mai state retribuite nel migliore dei modi, magari semplicemente esiliati senza spiegazioni, puniti senza spiegazioni, oppure semplicemente trattati da persone da poco. Invece mi rendo conto che quando qualcuno sbaglia e viene giustamente redarguito, allora è sulla buona strada per diventare un buon giocatore. Sì, lo credo anch'io. Prendere, diciamo, uno che evidentemente non sa giocare e dirgli sei un idiota, vattene, cose così, e ridergli sopra, lui se ne andrà e basta. E magari andrà in un'altra land a fare le stesse cose. Se invece lo si prende e gli si spiega dove ha sbagliato, diventerà molto probabilmente un buon giocatore. A proposito di questo, mi è venuta una domanda al volo, improvvisando la scaletta. Sì. Quando tu ti approcci a una land nuova, cos'è che guardi? Quali sono i punti su cui ti fossilizzi affinché quella land possa essere congrua alle tue esigenze di giocatore? La descrizione delle razze, da come sono descritte le razze, secondo me si capisce quanto impegno ci hanno messo i gestori, come gestiscono la land e com'è il gioco interno. E un'altra cosa, cosa pensi che un gestore debba fare affinché la land possa vivere in un clima pacifico? Non deve assolutamente mischiarsi col gioco. Un gestore, secondo me, non deve assolutamente avere nessun personaggio giocante. Deve essere qualcosa al di fuori completamente del gioco. A meno che non sia assolutamente convinto di non farsi scoprire. Noi avevamo il gestore della prima land dove sono stata. Abbiamo scoperto che aveva un personaggio giocante anni dopo che la land aveva chiuso. Non Quindi ce ne siamo mai accorti. Esatto. deve essere abbastanza imparziale, deve essere bravo a non... Ho capito. Va bene, diciamo che le nostre domande serie e sostanziose sono finite, però ci sono sempre le domande un pochettino più così. Esatto, Le domande ovviamente trash. non penserai, esatto, non penserei di perderti le domande trash. Ovviamente Ovviamente, no, se sono qualcuno fatta dalla per chat, questo. ovviamente, se qualcuno dalla chat ha qualche domanda, ovviamente ce lo può scrivere. Intanto io ce l'ho una domanda di quelle giuste, giuste. Sentiamo. Sappiamo che sposerai un vampiro bambino. Chissà poi di chi si tratta, eh? Chissà chi è. Come... Chissà poi di chi si tratta.
Come mai questa decisione? Perché ti sposi quello? Quello lì, quel bambino vampiro. Beh, il mio personaggio sposerà il suo perché da quando, diciamo, Shurelia le ha fatto passare dei brutti 5 minuti nella sala delle torture assieme al nostro capo Gilda, tra i due si è creata un'importante intesa di spettegolamenti più che altro, spettegolano su tutto. E diciamo che iniziano a creare dei piani molto complicati, molto dannosi, diciamo, molto infami. Sono due stronzi fondamentalmente e si trovano così bene assieme che hanno pensato di unire, diciamo, ufficialmente questa cosa. Oltre al fatto che avrà dei risvolti on game, come una che riguardano una prova e una copertura, però non posso svelare di più No, per non, infatti. come dire, non rovinare la sorpresa a chi sarà vittima di tutto questo. Ok, un'altra domanda, e questa te la devo visto le domande che hai fatto a me sacrificandomi nella tua intervista. Perché Sì. ti chiamano Vetto Kinder? Mi chiamano Vetto Kinder perché quella sottospecie di coso di Azzi dice che sono, come dire, amara in un certo senso. Diciamo che sono in un certo senso ricoperta di una sorta di fortezza attorno, ma quando la fortezza si rompe, dentro sono ancora amara. Per cui è per quello che vi chiamo Vetto Kinder ed è un infame, è per questo, è bene che sappia che la pagherà molto cara. Va bene, come distruggere una coppia prima del matrimonio? Lezione numero uno, solo qui a Radio Serpe. Va bene. Poi tra l'altro, dalla chat ci chiedono se la sorpresa. E Come? silenzio fu. No, in realtà Rie non ti sei sentito per un attimo, credo che Skype stia un po' facendo Ok, ciclicca. perfetto, mi sentite? Sì, vai, ripeti. Ok, no, dalla chat hanno chiesto se è la sorpresa, se ho detto chi è quello. Beh, domandatelo ad Azzi. E fu così che uscirono pugnali e altro. E cose molto brutte da raccontare. Va bene, senti, l'intervista è finita qui. Noi ti ringraziamo tanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi accolto nella vostra radio. Ci ha fatto piacere condividere con te la tua esperienza. Anche a me ha fatto piacere parlare e sfogare un po' del mio delirio di protagonismo. Non lo so, vuoi dire qualcosa ad Azareth prima che mando la canzone? Azzi, ci siamo capiti. A posto. È tutto Ok. molto chiaro e si svolge alla luce del sole quello che accade. E quindi adesso, visto che abbiamo avuto come ospite Shurelia, mandiamo la sua canzone che è dedicata a dillo tu a chi è dedicata. Vai. A tutti quelli che hanno giocato con me a Vulcania, che ricorderanno molto bene questa canzone e il suo significato. Perfetto, quindi la mandiamo. Divine law, divine
Eccoci qui con la dedica carichissima della nostra ospite, ed erano i Blind Guardian con Otherland. Esatto. L'ho detto bene? Canto, l'ho detto bene? Lo chiedi a me. Cioè... Va bene, allora abbiamo sì e no quanto 5-6 minuti, quindi esatto. Direi che possiamo passare ai saluti, giusto? Sì, prima di passare ai saluti voglio dire che non ho letto il commento del giorno perché avete risposto in pochi, quindi vi invito a rispondere ancora che tipo di utente GDR online siete. Mi raccomando, scrivete su Spreaker così che ce li ho tutti ben in vista. Passo in rassegna con il progetto manda una cartolina a Radio Serpe delle tue vacanze con il saluto. Allora ci ha scritto Tiaria Von William e ci dice un saluto a Radio Serpe anche da questo posto ameno nel cuore della Toscana, e c'è la foto di un paesaggio toscano. Poi ci ha scritto Roberto Marcovaldi e ci dice: ciao Radio Serpe, sono Roberto e volevo mandare a voi il mio caloroso saluto dicendovi anche che purtroppo io ad agosto starò su questo bellissimo litorale a lavorare. Quindi un bacio a Roberto. Inoltre Chicco76 ci dice un saluto dal paradiso della Puglia, buon Ferragosto Radio Serpe, e che questa immagine possa renderti partecipe di questo Ferragosto 2013 con noi. Quindi un bacio anche a Chicco. Mentre invece Marco Williams ci dice: ciao Radio Serpe, volevo farvi un saluto da Albero Bello in Puglia, come vedete beato tra le donne, e ci sta lui con la foto di altre due ragazze. Poi ci scrive Francesca e ci dice: perché anche le vampire vanno al mare, dalla Sicilia a Radio Serpe, a chi l'ascolta un augurio di buon Ferragosto e buona estate. Bene, queste sono le prime cartoline che mi sono pervenute, ma io conto di metterne altre, quindi continuatemi a mandare le vostre cartoline con la vostra frase che io le pubblicherò nella pagina. Vi ricordo di spolliciare la puntata se vi è piaciuto e direi che possiamo passare ai saluti. Shu, hai qualcuno da salutare visto che sei l'ospite a te la precedenza? Beh, saluto tutta la mia gilda di Abisso, che spero che stia ascoltando, che stiano ascoltando in questo momento. E beh, saluto tutti quelli naturalmente che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e vi ricordo di fare almeno un girettino così sulla pagina del Clan del Crepuscolo. Abbiamo messo il video di support, sono così carini i support, vi danno i dolcetti e le caramelle. Giusto, giusto. Lei e Azar, ti ricordiamo, hanno la pagina e il canale di YouTube del Clan del Crepuscolo. Esatto. Passateci. Qualche altro fortunato da salutare? Vi saluto voi due. Ciao. Ciao. Io invece voglio salutare tutti i ragazzi che mi sopportano ogni giorno per la radio, per il gruppo, eccetera. E poi voglio fare purtroppo non ho avuto tempo di mandare la mia dedica di canzone, però vabbè, ci saranno altre occasioni. Volevo salutare Mattia Canuto, che purtroppo, nonostante sia in vacanza, gli sto rompendo le scatole in modo esagerato e mi dispiace davvero tanto. E poi volevo salutare Fiore Fiore, che stasera non ci può sentire, che sta a ballare. E poi chi volevo salutare più? Tutti quelli che sono in vacanza, che ci ascoltano comunque. E niente, Turia? Guarda, io devo fare un saluto a Mauro Bellicano, che poverino ci ha fatto una domanda la volta scorsa e ce l'ha riproposta oggi pretendendo che venisse fatta in diretta. Allora, lui vuole un sondaggio sul perché è seduto nella vasca e mette certe bolle che salendo a galla corrono sulla sua schiena facendolo felice, dopodiché è giunto in superficie e non gli piacciono più. Io le storie tese. Esatto. Ok, abbiamo accontentato Mauro. Esatto. E quindi un saluto a lui e stop. Io voglio salutare anche Vincenzo, che è una persona, una new entry, che spero che ci possa sentire e si possa, come dire, amalgamare a questa grande famiglia chiamata Radio Serpe. E niente, noi abbiamo anche finito in anticipo, mancano 2 minuti e 50. Cioè, tutto in anticipo, esatto. Oggi, viene fatto tutto in anticipo, è incredibile! Vabbè, esatto. Allora ne approfitto, io saluto anche Martina, Cristina e tutti quelli del gruppo di Skype che ci stiamo facendo le nostre, esatto, belle chiacchierate. Anche Nadine, un saluto, un abbraccio e un bacione. Nadine, Marco, Giuseppe. Pensavo che avessimo meno tempo. Desiree. Sì, Desiree, ho detto bene.
Azareth, come non salutare Azareth, che ha detto che non dobbiamo nominare il labirinto del fauno perché ci tiene particolarmente. Quindi. Ecco, quindi sappiate che quando ci sarà il matrimonio tra Azzi e Shu ci sarà un enorme cartello con scritto Labirinto del Fauno e voglio che se la giochi la cosa. Penso Dai, un enorme fauno. dovrebbero aprire le razze proprio come razza, il fauno da Il giocare. fauno, ci sto, bisogna proporlo. Dai, vogliamo aprire una bella land con tutte le razze stranissime, magari prese da D&D. Tipo il Mimic. Oddio. Dai, io mi gioco il Mimic, ci sto. Faccio il forziere con denti. Bello. Perfetto, io faccio il fauno. Anzi, no, quello lo fa Azareth. Azareth fa il fauno. Ok, Noi io faccio la facciamo. libellula. Ah, annota. Annota, Incorrendo non dobbiamo una più salutare libellula. Giuseppe, Cosa? eh? Ho detto annota che non dobbiamo più salutare Giuseppe, se la sta tirando perché lo salutiamo in ogni puntata. Ah, ok. Perché dai, faglielo tirare. Senti, ma mi chiedono, questo Vincenzo mi chiede, sta su Skype, ma la femmina del fauno è la fauna? Sì, assolutamente. Ovviamente sì, con tanto di corna. E che rapporti sarà con la flora? Va Odio. bene, le improvvisazioni di Radio Sempre sono sempre qualcosa che lasciano molto a desiderare. E niente. Io ne approfitto per questo minutino per dirvi che la pagina è sempre a disposizione anche se stiamo tutti in modalità vacanza, tant'è vero che la nostra postazione è vacanziera e momentanea, abbiamo messo anche le foto, e che il gruppo è sempre attivo, così come il forum, che spesso magari ci scrivete sul forum, poi mi scrivete in privato su Facebook dicendo leggi il forum, state tranquilli perché lo leggiamo comunque. Niente ragazzi, che dirvi? La puntata di Radio Serpe è finita anche oggi. Sarà che mi sono messa a fissare fisso il timer? Non lo so, mi è sembrata più lunga questa puntata. Non so perché. No, a me è sembrata come tutte le altre. Sai che la cosa bella è che è finita più o meno quando sarebbe dovuta iniziare con l'orario di prima. Esatto. Che E il fatto è che io ho rimandato la mia cena e c'è un odore di polpettone che viene dal forno che voi non potete avere idea. E mi sta proprio chiamando, quindi io vi saluto. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Spero di esservi stata di compagnia insieme a Rie e a Shurelia. E ci sentiamo lunedì per un'altra puntata. Salutate! alla prossima. Ciao a tutti! Ciao! Ciao ciao!